Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica puntatozza di Harry Potter Hogwarts Mystery. Abbiamo fatto un po' di lezioni a caso, giusto per, ma non siamo riusciti a finirla purtroppo. Purtroppo continuiamo a rimanere ultimi, però siamo veramente vicinissimi ai cari nostri amici giallognoli. Oggi cosa potremo fare? Potremo tornare a provare con le Cursed Vaults, oppure vedere con i pazienti, oppure difendere Merula. Io direi che proviamo subitissimo a vedere cosa succede con le Cursed Vaults, come cavolo si chiamano, con le maledette segrete, segrete maledette, segrete eccetera, parlando con Angelica, e poi dopo magari potremo fare un'altra delle due missioni. Quindi andiamo subitissimo a parlare con Angelica, sperando che ci possa risolvere il problema, che non ci richiede energia o quant'altro. Giudicando da come ti vedi, da come ti vedo, i rumori sono veri, i gossip sono veri. Beh, in effetti siamo ancora congelati, siamo veramente congelatissimi. Quali gossip, quali rumori? Che tu stai investigando sul ghiaccio maledetto e che non... aspetta, non puoi stare una... non ne ho la più pallida idea. Ho solo bisogno di qualcosa di caldo da indossare. Ho freddo. Trova un qualcosa di pesante, un cappotto, un... come cavolo si chiamano? Un mantello invernale pesante o qualcosa. E torna indietro. Sono preoccupata su quello che stai facendo a te stesso, ma insomma sono più preoccupata su quello che stai facendo a tutti noi Grifondoro. Che palle. Ok, va bene, cerchiamo qua di più caldo. Quindi vuol dire, ma io non volevo, ma mi piace così tanto. No, va bene, d'accordo, mi cambio. Ma era così bello tutto così. E ci rimediamo. Dai, ma era così bello. Posso tornare in qualche modo lì, no, vero? No. E vabbè, perdiamo il nostro sbrilluccichio. Yes. Perdiamo lo sbrilluccichio e ora torniamo finalmente da Angelica. Ma eravamo lì, ora perché siamo di là, non lo so. Oh, i tuoi nuovi abiti ti stanno bene. Si senti meglio? Ma veramente sono i soliti di prima. Uguali identici. Quella là dietro ci sta lanciando qualche maledizione. Molto meglio, spero che il mio nuovo outfit mi aiuterà a proteggermi dalle condizioni più fredde. È il solito outfit di prima, il solito. Quindi cosa si dice? Quale potrebbe essere la possibilità che di preoccuparci tutti per il pericolo che stai facendo? Qualche cosa? Aspetta. Non sto capendo. Cosa mi sta chiedendo, sinceramente? Che cosa? Quale? Non capisco. Quale possibilità è la peggiore di tutti i pericoli che puoi... Non lo so. Io metterò la mano in tutti e due e vediamo chi prende per primo. Ha preso il fratello. Sto investigando sul ghiaccio maledetto, ma... solo così io posso trovare un qualcosa su cosa, qualche indizio su cosa è successo a mio fratello. Così lontano, sei stato così vicino, così tanto in pericolo per Grifondoro. Vabbè, insomma, si sta preoccupando di Grifondoro o qualcosa del genere. E realizzo che è così difficile per te, Rufus, ma per favore cerca di stare fuori dai guai. Lo farò, sto giusto andando a visitare un amico nell'area dell'ospedale. E quindi insomma, ora abbiamo parlato, oh mio Dio, questo ci vorrà una marea. Bill è in ospedale. Non hai causato abbastanza problemi ai tuoi compagni? Stai lontano da Bill Weasley finché almeno si ricovera o cose del genere. Comunque direi che questo non possiamo andare avanti con qui e quindi... andremo a... prima con i pazienti, per poi il finale, quello succolento, andiamo a combattere contro Merula. Zan zan zan. Ricordate che non dobbiamo castare il primo incantesimo. E quindi andiamo dalla nostra amica infermierina molto lentamente.
Aspetta, sto leggendo tutto quello che posso trovare sulla cura e la storia dell'ala dell'ospedale, Madame Pomfrey. Nella puntata precedente, se vi ricordate, abbiamo parlato un pochettino di come curare i pazienti. E voglio vedere se posso assisterti ancora. Non stando sull'entrata, Mr. Balboa. Vieni qua e metti a posto questo studente o qualcosa del genere. Ha bevuto quella schifosissima pozione per far ricrescere le ossa? Sì, fortunatamente è passato dal dolore e ora sta dormendo per la parte più pericolosa, tipo, cioè la parte del crescere delle ossa, che è quella tipo mortale. Rimani al suo fianco, ogni tanto la cosa più che gli può aiutare di più è semplicemente avere una presenza confortevole. Quindi, insomma, quante ore sono? 3 ore. Non riusciremo mai a farlo con questa energia, però ci basta una sola stellina, quindi io lo faccio comunque e vediamo un po' dove arriviamo. Perché poi dopo bisogna combattere contro Merula. E abbiamo finito l'energia. Ci manca quanta energia? No, ce l'abbiamo ancora un pochettino di energia. Uno. Ecco, ora abbiamo finita. Forse, e dico forse, facendo un po' di girozzi qua in giro, non posso perché non ho altra. L'ho già fatto. Quindi ragazzi, non possiamo finire qua in questo momento, ma io andrei qua a combattere Merula. È notte. Ecco qua Merula. Ed è senza nessuno? Non dobbiamo farlo, Merula. Stai zitto e prepara la tua bacchetta, Balboa. L'unica cosa che voglio sentire da te sono le urla di dolore. Ah, ci tocca proprio farlo, dai, insomma. Abbiamo tutti gli attributi possibili e immaginabili. Andiamo a combattere. Io per prima cosa mi difendo. Tocca a lei. Tocca a Merula, maledetta. E mi lancia qualcosa. Vediamo quanto mi fa. 200 di danno, come minimo. Aia, 10. Oh mio Dio. Aggressivo. Parità. Stamina più 1. E perché a me non mi sta la stamina più 1? Maledetto. Aggressivo. Ah, tocca a me. Ho fatto bene. Medium damage, large damage. Beh, io direi che gli diamo fuoco, perché sentite, dobbiamo fare delle cose cattive, facciamole, scusa, se l'è meritato. Incendio! Ah, lo so. Mamma mia, 12. E per 2 turni brucia. Brucia. Ora ci difendiamo, pari. Stamina più 1 lei, anche io vorrei un po' di stamina. No, per me la stamina no. Allora, prima ha fatto... Ricordiamoci, io ho fatto difesa, ha fatto lei. Io farei di nuovo aggressivo. Ok, sì, perfetto. Ora farei un bel po' di large damage con un... Ho sbagliato. Con un bellissimo flipendo, che dovrebbe fare un sacco di dolore. Almeno così c'è scritto. Flipendo! Vediamo un po' cosa fa. Mamma mia, 22. Abbiamo vinto. Comunque continua a dire che è veramente troppo facile vincere. Dovranno, secondo me, nell'aggiornamento che prima o poi faranno, miglioreranno un po' questa cosa. È impossibile. Non puoi avermi battuto ancora. Non puoi essere migliore di me. Io lo so che ora mi appare Piton da dietro. Guardate come appare Piton da dietro. Se ti fa sentire meglio, sei diventata più forte dell'altro anno. Devi dirmi il tuo segreto. Allora, il mio segreto. Lavoro duro. Buoni amici. Sei debole. No, sei debole no. Non siamo stronzi, dai. Hard work, good friends. Vabbè, allora, a me tutti i miei amici mi hanno aiutato. Perché mi hanno aiutato a diventare grande. Quindi direi, i miei friends mi hanno aiutato a imparare. Loro mi hanno insegnato nuove tecniche e sono sempre a supportarmi. E è finalmente finita tra di noi? Abbiamo finito a duellare, Balboa, ma non sarà mai finita tra di noi. Guardate quante puntozzi, un sacco di puntozzi, ma non siamo saliti di nessun livello. Quindi ragazzi,
Abbiamo battuto Merula. Abbiamo battuto Merula. Questo non lo possiamo più fare, quindi abbiamo finito per oggi. Per questo video direi che è tutto. Noi torniamo qua pian pianino a cercare di guarire questo poveraccio. Ci vediamo alla prossima puntata, sperando che sia domani. Dovrebbe riuscire a uscire anche domani una bella puntata. Fra un pochettino vi porterò anche un altro video che secondo me è di un giochino che è veramente bellissimo. Lo sto registrando in questi giorni, quindi ci vorrà ancora un pochettino. Magari vi porto, finché c'è questo Harry Potter che comunque mi sta appassionando un sacco, tutti i giorni se riesco riesco a fare un video. Però magari un giorno alla settimana vi porto un video diverso. La prossima settimana, o comunque quella che dovrà venire, ci sarà un qualcosa di divertente. A me questo gioco piace un sacco. E vedremo un po' se piacerà anche a voi. Comunque ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Ricordate di mettere mi piace e di seguirmi su Telegram per gli aggiornamenti. Ricordatevi che presto potrei anche iniziare a fare un po' di giveaway e regalarvi qualche codice sconto, qualche gioco. Magari non tantissimo interessanti, però insomma, cose gratis. Buone gratis. Ciao!